Cristiana, siamo all'Amami? Siamo all'Amami per la terza edizione di Gente della Notte, Ricky. Mi sa che ne incontreremo tanti. Sì, infatti, allora, siccome una telecamera con un microfono ed un inviato questa sera non potevano bastare, abbiamo deciso di raddoppiare. Anche perché noi l'occhio l'abbiamo già buttato dentro e c'è veramente tantissima gente. Segno che il mondo della notte è ancora vivo. È vivo, è vivissimo! Ricky! Andiamo, andiamo. Perché visto che l'altro anno abbiamo dimenticato di intervistare Giacomo, no, se ricordi, era 2 anni fa. Ho scordato un'intervista bellissima. Forse l'altro anno non l'abbiamo mandato in onda, allora. Le interviste più taggate sia su Facebook sia su YouTube. Ah, bene. Vabbè, allora quest'anno intervista doppia, ragazzi. Come ci dividiamo, Cristiana? Ah, io direi iniziamo subito con Gente della Notte volume 3. Giacomo. Dimmi. Luca. Sì, caro. Come la vedi, Luca? La vedo gente della notte. Una bellissima serata, sono venuti tutti i nostri amici, tutti gli amici dei locali della notte e come ogni anno facciamo una gran festa, quindi siamo veramente felici e contenti. Io posso dire la mia e sono venuto tutte e tre le edizioni, mi sembra che oggi ci sia molta più gente delle altre edizioni. È un messaggio secondo te? È un messaggio forte che vogliamo mandare noi dei tuoi lavori? Ma è un messaggio forte sicuramente perché c'è la voglia di ritrovarsi, quest'anno non c'è stato nemmeno il SILV purtroppo e quindi è stata un'occasione un po' per trovarsi tutti insieme e sono venuti qua veramente con la voglia di divertirsi perché ho visto tanta festa, tanta carica e quindi contento anche della riuscita della serata. Come la vedi questa Gente della Notte volume 3? Vedo una grande serata. Una grande serata. Sì, questa è la migliore delle ultime delle tre edizioni che abbiamo fatto, questa è la migliore. Ma dimmi una cosa, avete svuotato i bar perché i tavoli dei locali hanno iniziato con la guerra del tipo... Tu sono andati in sfida, sono partiti tutti calmi e dopo è stata... Io lì volevo arrivare... Sembrava tipo Fight Club. Sì, dai, Giacomo, raccontami, quando vanno in sfida cosa succede? Succede che parte uno e a rotazione arrivano tutti quanti. Ecco, sì, perché tipo se io prendo un cristal... Io prendo un cristal, tu prendi un cristal magnum, io prendo un Dom Perignon, tu Dom Perignon magnum. Perché ovviamente la gente della notte deve far vedere che c'è il benessere. Scusa, ma poi chi paga? Spero loro, se no andiamo rovinati. Direttamente in televisione su Enjoy Television da Gente della Notte volume 3, Max. Mi sono reso conto che le ho fatte tutte e tre le edizioni e diventa sempre più divertente, tra l'altro poi si conosce sempre di più perché con il lavoro è fatto di stare alla radio da 20 anni ormai. Certo, però siccome io stasera in questo ambiente così un po' giocoso, no? Un po' sì, solare. È vero, vero. Sono tutti buoni, tutti si baciano, tutti si vogliono bene, si tirano di quelle cortellate durante le stagioni che sono allucinanti. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out, why don't you do? Perché mi dite tutti che vi volete tutti bene, vi scannate 12 mesi all'anno? No, a parte... non è vero, non è che ti hanno raccontato una bugia. Stasera tutti si vogliono bene, tutti sono amici, domani si mandano a fare in culo come si mandavano a fare in culo prima fino a mezz'ora fa. Per questo Gente della Notte, volume 3, Stefano Rampinelli. In effetti sono molto felice di partecipare a questa serata. Io voglio sapere una cosa, Stefano, in queste occasioni dove vi vedo tutti belli rilassati ed è molto difficile vedervi tutti insieme rilassati, tra virgolette cazzeggiate solo oppure parlate anche di cose serie? Ma cazzeggiamo assolutamente.
per le lunghe, Cristiano. Sì, no. Tu sarai uno dei protagonisti. Ora, svelami il tuo segreto, Cristiano. Come farai a sopportarli tutti? Non sarà, anche perché è tipo elenco, no, delle pagine gialle per i saluti. Difatti ho detto già a Luca e Giacomo, i saluti non li faccio perché come poi parlo io molto cadenzato ci vuole un'ora e mezza solo per fare la lista dei presenti. Ma io pensavo, ma se io e Cristiano dovessimo fare un'intervista con la sua cadenza, come verrebbe fuori? Buonasera a tutti, enjoy television, come stai tesoro? Like some other men.